Siamo a Villa Fernandez a Portici e Vincenza Alfano sta per presentare il suo libro La guerra non torna di notte, Solferino Edizioni. È una storia, dici tu, che storia è? È una storia apparentemente familiare, dico apparentemente perché è sicuramente una storia vera, una storia di mia nonna, che però si innesta poi sulla grande storia, quindi sulla Napoli del 43, la Napoli bombardata, la Napoli successiva all'armistizio Badoglio, quando i napoletani pensano che la guerra sia finita, fino alle 4 giornate, quindi alla liberazione della città. Dico apparentemente perché io ho pensato di raccontare una storia privata, non diciamo per una forma di egocentrismo, ma perché la storia di mia nonna è in qualche modo esemplare rispetto a questo percorso di emancipazione femminile che inizia appunto tra le due guerre e che per quello che riguarda la nostra resistenza napoletana e quindi le nostre donne napoletane, che veramente sono coloro che innescano il seme della ribellione, rappresenta proprio un percorso di liberazione femminile, di emancipazione femminile, che nasce da un'inquietudine che è allo stesso tempo un'inquietudine esistenziale rispetto ai ruoli precostituiti, i ruoli della tipica donna borghese, e un'inquietudine poi storica nei confronti del fascismo, delle dittature e delle guerre. Infatti mi ha molto colpito nel libro Cenzina, appunto il nome della protagonista che è anche di tua nonna, vivere questa doppia ambivalenza, questa doppia guerra, potremmo dire, esterna e interna, perché una donna che viene accetta un matrimonio come era solito farsi all'epoca, non d'amore, e quindi indubbiamente vive dentro di sé questo tipo di tormento, usiamo questo termine, e come dicevi tu, c'è poi intorno un mondo che sta cambiando. Secondo te quanta disattenzione c'è stata rispetto a quello di cui parlavi tu, cioè il fatto che le donne in un periodo storico così importante hanno effettivamente attivato la resistenza in un certo qual modo? C'è stata molta dimenticanza da un punto di vista Diciamo, come storico? al solito, più che dimenticanza c'è, cala l'oblio attraverso una forma di censura non esplicita, perché i nomi di queste donne, non solo le donne napoletane, la cui battaglia si è concentrata nelle 4 giornate, ma anche di tutte quelle donne dell'Italia centro-settentrionale, le staffette, la stessa Ada Gobetti. A questo proposito c'è il bellissimo libro di Benedetta Tobaggi, La resistenza delle donne, che in parte riscatta dall'oblio, perché poi testimonianze, lettere, riflessioni di queste donne ci sono arrivate, ma restano un po' negli archivi, mentre la storiografia ufficiale tende sempre a raccontare una storia vissuta al maschile, un eroismo vissuto al maschile, un movimento esistenziale vissuto al maschile. Quanto è stato importante mettere nero su bianco la storia di famiglia, la storia di tua nonna? Cosa hai scoperto che forse, non scrivendo, non approfondendo, diciamo così, ti è parso nuovo? E ogni volta che si scrive, cioè noi partiamo sempre dalla scrittura di qualcosa che crediamo di possedere, poi scrivendo noi scopriamo che non lo possedevamo abbastanza, riusciamo a guardarlo con un occhio diverso, quindi nasce l'indulgenza nei confronti del personaggio, della sua storia, una più profonda comprensione. Per me è stato proprio come per aver rinsaldato un vincolo affettivo da un punto di vista, diciamo, più privato e intimo. Dal punto di vista storico si è ricostruita un po' quella che è la storia della quale io stessa mi nutro, cioè aver capito anche perché io oggi sono così, perché io oggi, ecco, sono forse un po' ribelle, perché ho cercato una strada diversa nella mia vita che non fosse solo la realizzazione dentro dei ruoli così tradizionali, che non è che il rifiuto per bandiera, ma che devono essere assolutamente conciliati con altre istanze. Il ruolo, per esempio, del pianoforte nella vita della nonna, questo pianoforte abbandonato, ridotto ad un oggetto, insomma, di arredo, di decorazione, e questa rinuncia è una rinuncia che io non farei mai oggi. Per quello che riguarda il mio spazio, lo spazio delle mie letture, della mia scrittura, e che però ancora costa, devo dire, perché io ho provato, per esempio, il disagio da mamma giovane, quando lo sono stata, di dovermi dividere tra l'accudimento dei bambini e la scrittura, quasi come se una cosa togliesse tempo all'altra. Si vive ancora questo senso di culpa.
colpa. Eppure noi siamo donne che abbiamo avuto la fortuna di aver studiato, che viviamo in una società molto democratica, una società dove comunque alcuni valori sono stati gridati, ribaditi, affermati, e ancora però mi domando, ma perché anche io ho avuto questa titubanza e questo senso di colpa? Ecco, la storia di Cenzina mi fa tornare alle origini, alla radice di questo mio essere una donna contemporanea che vuole di più. Quanto è importante, ascoltandone mi è venuta questa domanda, avere degli esempi, perché poi tutto sommato tua nonna è stata un esempio. Quanto è importante secondo te oggi per le nuove generazioni, che sicuramente vivono una situazione completamente diversa da quella delle nostre nonne e da quella che abbiamo vissuto noi, quanto è importante per loro avere dei riferimenti però non esagitati, ecco, equilibrati? Allora, io penso che sia fondamentale tutto quello che noi oggi rimproveriamo ai giovani, quindi la mancanza di approfondimento, non leggono, cioè noi dovremmo fare un mea culpa, perché proprio il problema è il modello che noi offriamo loro. Io dico sempre, noi siamo nani sulle spalle di giganti, no? Quindi capire che bisogna arrampicarsi su queste spalle e ricostruire la nostra memoria, e quindi quell'identità che è personale ma anche collettiva, quindi è fondamentale lavorare con la memoria storica e lavorare alla costruzione di un'identità. Grazie, sei stata gentilissima, grazie, e in bocca al lupo per questa serata. Grazie, grazie.